Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale, do la parola alla dottoressa Dello Iacono per l'appello. Lanzara Giuseppe, Fusco Francesco, Maisto Alessandro, Castelluccio Beniamino, Sica Gerarda, Giglio Arturo, Fiore Nunzia, Vernieri Gabriella, Nappo Gaetano, Avallone Antonio, Ferro Giovanni Francesco, assente, Pastore Francesco, assente, Silvestri Raffaele, assente, Sica Ernesto, è assente, Citro Adolfo, assente, Mazza Angelo, assente, Mangino Isabella, prego Presidente. Per quanto riguarda gli assenti, volevo comunicare che per ognuno di loro è arrivata regolare giustifica, chi per motivi personali, chi per motivi di lavoro, chi per motivi istituzionali. Prima di iniziare a trattare i punti all'ordine del giorno, ci è pervenuta una PEC da parte del gruppo consigliare Sveglia, in cui chiedono al Consiglio Comunale un minuto di raccoglimento previsto a fronte dei drammatici fatti verificatisi sabato notte a Crotone. Al riguardo la consigliera Gabriella Vernieri mi chiedeva la parola. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri, questa è un'ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente. Per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti, guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il naufragio di migranti avvenuto ieri in Calabria, si è poi rivolto all'Unione Europea. È altrettanto indispensabile che l'Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive. La rotta del Mediterraneo centrale è intrapresa ogni anno da decine di migliaia di donne, uomini e bambini in cerca di salvezza a bordo di barche fatiscenti, è diventata sempre più pericolosa e contraddistinta da un alto tasso di mortalità. Le persone in fuga da guerra, persecuzioni e carestie che tentano la traversata del Mediterraneo, spesso già provate da prolungati periodi di detenzione nelle carceri libiche, uno dei paesi con il maggior numero di partenze, sono sempre più esposte al rischio di morte a causa della progressiva scomparsa di entità internazionali, governative e non governative, dedito al soccorso in mare. E come un mantra, ad ogni tragedia del mare è ripartito il coro ipocrita della politica che si rimpalla le responsabilità nel gioco delle opposte propagande, ma che non riesce a immaginare una soluzione strutturale in grado di affrontare il problema alla radice. La filiera del Mar Mediterraneo è l'ultimo tassello di un problema politico a monte che riguarda i governi, la cooperazione e la gestione dei flussi. Ma quell'ultimo tassello è quello che produce le vittime a danno già avvenuto e dunque non si può che limitare l'effetto immediato e va affrontato contrastando la tratta di esseri umani in fase di partenza e sostenendo le attività di soccorso e assistenza in fase di arrivo. È arrivato il momento in cui ci si interroghi su quali siano i provvedimenti da adottare e finché non ci sarà un cambio radicale delle politiche che considerano l'immigrazione un fenomeno strutturale e non un problema di sicurezza. Grazie. Grazie consigliera Vernieri, quindi se siete d'accordo ci alziamo e in onore alle vittime osserviamo un minuto di silenzio. Grazie. Passo poi alla lettura di un'altra nota inviata dalla consigliera Isabella Mangino. La leggo testualmente. La sottoscritta avvocata Isabella Mangino, nella qualità di consigliere comunale del comune di Pontecagnano Faiano, dichiaro con la presente di non aderire più al gruppo consigliare Movimento Libero e di assumere la posizione di indipendente in seno al Consiglio Comunale.
con riserva di addurre adeguata motivazione sin dalla prossima seduta consiliare. A riguardo la consigliera Mancino mi chiedeva la parola. Prego, consigliera Mancino. Grazie Presidente. Buonasera Presidente, Segretario, Sindaco, colleghi consiglieri. Chiedo la parola per una pressante necessità di chiarire in questa sede un cambiamento che pur in questi giorni è stato esplicitato, ma che solamente qui poteva e doveva avere la solennità di una scelta che mi vede allontanare dal gruppo di appartenenza Movimento Libero. È una scelta maturata lentamente, ma in maniera ineluttabile, esternata già in qualche occasione, ma ripeto che solo qua doveva e poteva trovare l'habitat naturale perché ufficialmente si compisse. Mi dichiaro indipendente, prendendo le distanze dal gruppo consiliare Movimento Libero, al quale sono appartenuta fino a qualche mese fa e per il quale gruppo mi sono impegnata con onestà e con amore nell'attività amministrativa, mai rinnegando gli impegni assunti e favorendo sempre in prima istanza gli interessi del Paese. Devo purtroppo con amarezza registrare la tiepidezza del gruppo che lascio, tiepidezza diventata freddezza, ad incominciare dalle posizioni e dai percorsi assunti che vedono mortificare il mio impegno pubblico. Continuerò a svolgere il mio ruolo, intervenendo laddove necessario per tutelare gli interessi della comunità e condividendo i provvedimenti per lo sviluppo del territorio. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliera Mangino. Bene, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente. Favorevoli? All'unanimità? Immediata esecutività come sopra, dottoressa. Secondo punto all'ordine del giorno, aggiornamento secondo al programma biennale di acquisizione di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2023-2024. Approvazione. Favorevoli? Sempre unanimità, sempre come sopra l'immediata esecutività. Terzo punto all'ordine del giorno. Acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata, siti nel territorio del comune di Pontecagnano Faiano, trasferiti con decreto del direttore dell'ANBSC numero 6900 del 31-1-2023. I favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività come sopra. Punto 4. Legge regionale numero 13 del 10 agosto 2022. Provvedimenti. Il sindaco per una breve relazione sul punto. Signor Presidente, signora Segretaria, colleghi consiglieri. La legge regionale è una legge che appunto è entrata in vigore, questa numero 13 del 10 agosto, e che sostituisce quindi fondamentalmente la norma del piano casa, la legge del piano casa, che aveva appunto una scadenza e che non è stata più prorogata, scadenza di settembre del 2022. Quindi la nuova norma, questa nuova legge regionale, è entrata in vigore, verrà recepita quindi dall'approvazione in Consiglio Comunale in data odierna e fondamentalmente consente di quindi una serie di interventi che sono quasi tutti quelli che riguardavano già lo stesso piano casa. Rispetto a questa norma ovviamente c'è comunque un regime transitorio, nel senso che la norma si propone di agevolare i comuni che non hanno ancora adottato il piano urbanistico comunale rispetto a interventi di riqualificazione e tante altre norme. Come sapete a breve abbiamo fatto in questi anni un grosso lavoro con l'ufficio di piano, con il settore urbanistica per approcciarci alla città con iniziative pubbliche che ci vedranno coinvolte relativamente al PUC. La prima iniziativa sarà quella di domenica prossima, che faremo proprio qui alla Mediateca, dove innanzitutto sarà un momento di ascolto e di condivisione con la cittadinanza, con le associazioni, con i consiglieri comunali, con i partiti, con i movimenti, con tutti gli stakeholder, per avviare una fase di ascolto e di proposta rispetto al piano regolatore. Quindi ovviamente questa, diciamo, fase dovrà durare necessariamente
un po' di tempo, perché sarà opportuno e necessario, soprattutto dopo l'esperienza Covid, che in qualche modo ha limitato e ha fermato la necessità di dover dialogare con la città rispetto al piano regolatore, quindi in virtù del fatto che comunque nei prossimi mesi saremo in grado di poter redigere il nuovo PUC, questa norma, questa legge 13 entrerà in vigore e poi sarà ovviamente assorbita in quella che sarà il deliberato e le decisioni del Consiglio Comunale in merito al nuovo piano urbanistico comunale. Fondamentalmente, quindi, con il deliberato di oggi noi recepiamo questa norma e diamo la possibilità agli uffici di poter deliberare, di poter istruire pratiche che comunque già in questa fase sono presenti, e quindi ci sono una serie di richieste in merito. Grazie. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità? Come sopra, immediata esecutività. Punto 5 all'ordine del giorno: monetizzazione delle aree per standard urbanistici. Approvazione e modifica al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 26/05/2020. Favorevoli? Unanimità? Come sopra, immediata esecutività. Punto 6. Piano regolatore cimiteriale, provvedimenti. Assessore Vaccaro, per una breve relazione, prego. Signor Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri, al piano regolatore cimiteriale stiamo lavorando da un bel po'. È un lavoro di squadra che stiamo condividendo col delegato, col consigliere Nappo, anche con l'assessore ai lavori pubblici, ovviamente con il supporto degli uffici e dell'ingegnere Pisa. Si rende indispensabile un ampliamento, un ripensamento, un adeguamento di tutta quella che è la struttura cimiteriale, il luogo dove preghiamo i nostri cari, i nostri defunti, e quindi sappiamo quanto la città è legata a quel luogo. Nell'ultimo periodo, grazie all'interessamento del delegato, del collega consigliere Nappo e dell'assessore ai lavori pubblici, il cimitero ha avuto già una fase di ripresa rispetto a una condizione che era diventata un po' precaria. Adesso però urge questo piano che ripensi un po' tutto il cimitero e porti anche a un aumento di quelli che sono i servizi offerti dal cimitero. Giusto per elencarvi brevemente, ci sarà un aumento che andrà nella direzione degli ossari, delle inumazioni, ci saranno nuove cappelle gentilizie, ci sarà una nuova struttura dove verranno compresi sia uffici e la parte di accoglienza al pubblico, con una sala nuova per le autopsie, c'è le frigo. Ci sarà soprattutto un nuovo intervento viario che andrà a migliorare la viabilità di accesso al cimitero, che comprenderà il collegamento con Via degli Aranceti e Via Pompei. Ci sarà una nuova sistemazione dei parcheggi, quindi con un grosso aumento delle aree adibite a parcheggio, e verranno inoltre implementate nuove aree per sezioni che attualmente non sono proprio presenti, quindi ci sarà un campo inumativo per i cittadini di diversa cultura. E ci sarà un campo da riservare alle sepolture degli animali d'affezione, che anche questo sappiamo oggi essere un problema molto sentito. E quindi sarà un ridisegno complessivo di tutto il cimitero verrà ammodernato, ampliato, verrà recuperata tutta una parte che adesso a causa di alcuni problemi è inagibile. Un miglioramento di tutta la viabilità, questo a dimostrare l'attenzione che l'amministrazione ha per il cimitero e per dare una risposta ai cittadini e alle esigenze che in questi anni ci hanno manifestato. Ovviamente questo è un primo step, poi si andrà, questa è più una parte di programmazione, poi si andrà più nel dettaglio e ci riserviamo di fare ulteriori miglioramenti in questa direzione. Grazie Presidente. Grazie Assessore Vaccaro.
Passiamo alla votazione del punto 6, piano regolatore cimiteriale, provvedimenti favorevoli? Unanimità, come sopra immediata esecutività. Passiamo al punto 7, acquisizione di beni immobili siti in Ponte Cagnano Faiano di cui è la progettazione di standard urbanistici. Area individuata al foglio 5, particella 3645 e provvedimenti conseguenti. Sindaco per una relazione. Signor Presidente, segretaria, colleghi consiglieri, sempre nell'ambito del provvedimento che abbiamo fatto sulla monetizzazione appunto dell'area standard, così come già abbiamo avuto modo di approvare nei precedenti consigli comunali, questa amministrazione ha focalizzato un'attenzione molto pregnante sulla necessità di recuperare delle aree standard che potessero essere, diciamo, funzionali alla città, che non siano soltanto delle aree a macchia di leopardo così disperse senza nessuna concezione rispetto alla vivibilità e alla funzionalità delle aree standard. E rispetto a questo tema, sapete benissimo quanto questo Consiglio Comunale, il delegato allo sport Gaetano Nappo, abbia caratterizzato in maniera come priorità assoluta quella della riqualificazione dello stadio comunale, che saremo, diciamo, mi auguro da qui a breve nelle condizioni anche di poterlo inaugurare, che sono stati fatti investimenti importanti in quella direzione. E ovviamente non ci siamo fermati, perché l'iniziativa, il deliberato di questa mattina parla proprio di un'acquisizione di un'area di 3.200 metri quadrati che sarà destinata, quindi attraverso un accordo bonario, una cessione con i proprietari, sono 3.200 metri quadrati che saranno destinati a un'area di parcheggio, quindi 80 per 80 posti auto, e in più una strada di collegamento tra via Stadio e via Cavalleggeri, perché ovviamente lo stadio ha anche una problematica che ha una sola strada di accesso, quindi in questo modo noi rafforziamo le vie di ingresso e di uscita dello stadio e soprattutto lo rafforziamo anche rispetto alla necessità dei parcheggi che saranno a servizio dello stesso stadio e del parco archeologico. Quindi l'acquisizione è un'acquisizione importante che va appunto nella direzione intrapresa già dall'amministrazione comunale, che è quella di recuperare delle aree strategiche per il nostro territorio. Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione. I favorevoli? Unanimità? Mettete esecutività. Punto 8 all'ordine del giorno, regolamento del verde urbano pubblico e privato. Prego, consigliere Mancini. Allora, Presidente, illustriamo un attimo il lavoro che abbiamo svolto nella terza commissione consiliare quanto concerne il regolamento per verde pubblico. Ponte Cagnano Faiano ha finalmente un regolamento del verde urbano pubblico e privato. E con tale regolamento la nostra città si dota di uno strumento prezioso per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini. Esso, che tra l'altro amplia le opportunità di fruire degli spazi aperti, è un primo tassello per costruire nuovi equilibri tra ambiente e persone. In questa occasione l'ente va a disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione, alla realizzazione e alla corretta gestione del verde del comune di Ponte Cagnano Faiano. Un tema importante sul quale si registra un'accresciuta sensibilità da parte di tutta la cittadinanza e sul quale era necessaria una regolamentazione. Con il provvedimento che andiamo ad approvare oggi, infatti, si creano i presupposti per una gestione armonica del verde in una cornice normativa chiara e definita. Questi piccoli passi possono permetterci di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che sono peraltro il contesto in cui si sviluppano le politiche europee. Concludo per un ringraziamento particolare agli alunni del comprensorio Picentia che hanno partecipato alla realizzazione degli elaborati inseriti nel presente regolamento. Grazie Presidente. Grazie consigliera Mangino e complimenti per il lavoro svolto. Faccio
Ne approfitto per fare i complimenti a tutti i colleghi consiglieri che nelle commissioni lavorano e ottengono risultati. Passiamo alla votazione del punto 8. I favorevoli? All'unanimità. Mediata esecutività come sopra. Punto 9 all'ordine del giorno, regolamento area sgambamento Anna Borsa. Consigliere Vernieri, prego. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri. La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, diceva Gandhi. Oggi ci troviamo ad approvare il regolamento per le aree sgambamento cani. Esse sostanzialmente sono delle aree ludiche destinate a far sì che gli stessi all'interno di questi spazi possano essere liberi di correre e camminare. La loro utilità è dunque evidente, contempera le esigenze del benessere dell'animale, del rispetto della legalità, trattandosi appunto di aree destinate a far correre i cani senza violare la normativa che ne impone le museruole e tenuta al guinzaglio, e del rispetto reciproco tra chi ama e non ama avere contatti con gli stessi. Giovedì 2 marzo sarà inaugurata presso la sede di Via Mar Mediterraneo l'area sgambamento dedicata ad Anna Borsa, ad un anno dall'episodio che ha scosso l'intera comunità, vittima di un femminicidio e che era portatrice di amore incondizionato verso gli animali e particolarmente i cani di cui amava prendersi cura. Il nostro auspicio è che vengano individuate sempre più aree all'interno della città, così come di parchi privati e condomini. Ringrazio l'amministrazione tutta, maggioranza e minoranza, e soprattutto la Commissione per il lavoro svolto in sinergia tra i membri di maggioranza e minoranza al fine di raggiungere l'obiettivo. Grazie. Grazie consigliera Vernieri. Passiamo alla votazione del punto, quindi punto 9, regolamento area sgambamento Anna Borsa. I favorevoli? All'unanimità. Come sopra. Punto 10 all'ordine del giorno, regolamento per l'affissione degli annunci funebri sugli spazi comunali. Favorevoli? Unanimità, immediata esecutività come sopra. Punto 11, regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti pubblici. Favorevoli? Unanimità, immediata esecutività come sopra. Bene, grazie a tutti. Alle 17:43 chiudiamo la seduta.